Roberto Santilli, oggi Latina avrebbe meritato il tie break. È un po' che meritiamo, che meriteremmo. E lottiamo, lottiamo, questa è una cosa che mi piace della squadra, mi piace che lottiamo, che non ci abbattiamo nelle difficoltà. E poi dopo i problemi tecnici ce li abbiamo, si vede, perché quando non metti giù il pallone o quando c'hai solo Starovic a mettere giù il pallone e devi giocare con Trento, è chiaro che poi ti recuperano un punto alla volta, ti recuperano. Però io insomma lo dico, l'atteggiamento mi è piaciuto, la squadra è combattiva, non si ferma di fronte ai problemi, l'avete visto. Oggi peraltro abbiamo anche lottato in situazioni difficili, perché sia Skrimov che Fragos vengono da condizioni delle qualificazioni del mondiale, quindi non sono al meglio. Gitto era uno straccio, l'abbiamo messo in campo perché non c'avevamo alternative, quindi oggettivamente non era in condizioni di giocare, quindi eravamo limitati da questo. C'è stato Santo Sascha oggi che ci ha tenuto in piedi, però è stato bravo, Sottile a gestire l'attacco con poche soluzioni. Ragazzi, io sono dispiaciuto, però veramente noi buttiamo l'anima, il sangue e quant'altro su questo campo. Lo dicevo, io perdo 3 anni ogni partita, perdo 3 anni di vita ogni partita. Sono indicazioni positive comunque in vista della Challenge Cup, Roberto? Sì, positive, io lo dico, il gruppo è vivo, insomma, è chiaro che qualche problema tecnico ce l'abbiamo, altrimenti non ci saremo lì, però il gruppo è vivo, combatte, lotta, si allena bene, quindi ce la mettiamo, ci stiamo. Io spero che un giorno ci avremo un pizzico di fortuna in più per portare anche via qualche punto, che a questo punto non ci guasta, insomma, ovviamente. Cosa si conosce del Parno? Poco, abbiamo 3 partite, insomma, del campionato loro, che non è un campionato di altissimo livello, però non è una brutta squadra, quindi dovremo guadagnarcela. Anche perché quest'anno l'Europa sta sicuramente nascondendo tante cose che stiamo vedendo in campionato, parliamo ovviamente dei risultati. Sì, devo dire che sì, in Europa siamo forse un po' più fortunati, forse. E insomma abbiamo anche un atteggiamento molto positivo nei confronti dell'Europa, ci teniamo tutti molto, non solo la società ma anche i ragazzi, quindi per noi rappresenta comunque un obiettivo primario, questo sì.